Ciao a tutti, buona giornata, vi consiglio di provare una tazza di tè vicino alle finestre e fare un respiro profondo per sentire la giornata. Oggi è martedì 19 ottobre 2021. Che presagi hai oggi? Scopriamolo insieme per sapere. Oroscopo Paolo Fox. Oroscopo Leone. Segno fortunato. La fortuna arriva in jet. Luna, signora del martedì, bollente in segno di fuoco, intrigono al vostro. Tutto a gonfie vele per chi accetta il cambiamento, prende spunto dall'estero e si dimostra disponibile a fare valigie in mezz'ora correndo in aeroporto alla volta di una capitale europea concordata col capo. Fortuna sfacciata a un compito in classe ostico, non serve sapere ventito mi ha menadito, vince la mente elastica, abile nei collegamenti e nella sintesi. Idealismo all'ennesima potenza. Amanti dell'apparenza e del lusso, grazie alla crisi invertite i vostri valori, mettendovi contro la logica del potere e del consumo. Ma senza rinunciare alla bellezza, il vostro animo sensibile alle forme e ai colori continua a godere dell'arte e magari a produrla. Doppia ispirazione quest'oggi con San Luca, patrono dei pittori, in calendario. Se volete cambiare il mondo e renderlo più bello incominciate a migliorare la vostra vita colorandola di tinte pastello. Un amore complesso e complicato, ingenuo, fatale, l'amore può essere non ricambiato e corrisposto. La coppia presto sarà in crisi e potrebbe essere attraversata da litigi e malintesi anche di notevoli consistenza. I single avranno difficoltà a maturare nuovi amori o incontreranno persone di dubbio valore e qualità. Tagliate i ponti con il passato e mettetevi lo stesso dietro le spalle, il vostro futuro è legato alla forza di iniziare un nuovo percorso e affrontare nuove situazioni. L'amore potrebbe essere per alcuni proprio alle porte, ma trascinandovi dietro il fardello del passato potreste perdere le occasioni giuste. Fate un'opera buona oggi, aiutate qualcuno che ne ha bisogno, ascoltate chi è in difficoltà, spendete una buona parola. In altre parole offrite un sorriso, in ogni termine, a chi ne ha bisogno. Se state cercando di svincolarvi da una situazione difficile e imbarazzante usate il buon senso, fate le scelte giuste, anche se possono rivelarsi dolorose per certi aspetti. La giornata potrebbe iniziare nel migliore dei modi ma Marte tenterà in tutti i modi di mettervi in contrasto con gli altri e di mettere a ferro e a fuoco tutto ciò che oggi farete. Provate a disinnescarlo con pazienza e soprattutto evitando le occasioni di discussioni e litigi. Oggi potreste ricevere un aiuto insperato e improvviso che vi aiuterà parecchio a risollevarvi da un problema che vi affligge. Per chi cerca un lavoro potrebbe essere un aiuto prezioso. Quando la vita vi sorriderà non pensate ai vostri momenti bui, ma a tutti i sacrifici che avete fatto e che ancora farete per consolidare le vostre certezze. E tra poco la vita vi sorriderà. Attento con oggetti appuntiti e macchinari. Non ferire con le parole. Sii prudente e mantieni buoni rapporti con un gemelli. Ammiri coloro che sono saggi ma non ti ritieni tale. Fare affidamento sulla propria individualità è fondamentale per il tuo sviluppo in caso contrario, anche la creatività più imitativa finisce per atrofizzarsi. Attenti a quello che vi viene proposto oggi, non firmate niente se non siete estremamente sicuri di ciò che andate firmando. Meglio essere sicuri che non ci siano sorprese o inganni. Innanzitutto il fascino, sarete seducenti più che mai e in grado di mettere a frutto nel migliore dei modi il vostro sex appeal. Chi è solo potrà catturare un partner con cui iniziare una storia coinvolgente. A scuola o a lavoro la vostra energia sarà sempre la stessa per tutta la giornata e questo sarà sicuramente anche un vantaggio per voi che non sentirete il peso di alcuni impegni, sia fisici che mentali. Avete le doti giuste per trascinare la folla dalla vostra parte, quindi in questa giornata, sia che siate in vacanza, sia che siate già tornati al lavoro, sarete degli ottimi leader. Spicca un cielo azzurro per voi questa giornata in cui, se vorrete, potrete riuscire a volare e a guadagnarvi nuovi spazi d'azione e di realizzazione personale. Il sole si dispone in modo armonico per favorirvi. Brillanti e vivaci nel sociale, diligenti nello svolgere l'attività lavorativa potrete avvalervi di un momento veramente propizio. Saturno, però è contrario, curate i rapporti familiari e assicuratevi che tutto vada liscio da un punto di vista patrimoniale.
Per quanto riguarda il fitness potete godere di un discreto stato di salute, specie per la terza decade. Se invece appartenete alla prima decade tenetevi al riparo dagli acciacchi di stagione cui la nuova posizione di Saturno in Acquario potrebbe esporvi. Non vi tirate mai indietro quando lanciano il guanto di sfida, eppure questa volta partite con un pizzico di svantaggio. Perché? La vostra testa sarà su un altro pianeta, Marte forse, non vi sembra chiaro il motivo per il quale state combattendo questa volta e per dei leader come voi non è cosa facile sapere di aver perso la bussola. Ricordate che chiedere aiuto non è simbolo di debolezza. Non precipitarti se vuoi fare dei progressi concreti. Il lavoro approssimativo è il tuo nemico odierno, e sai bene quanto possa rivelarsi penalizzante sul lungo termine. Anche se sei circondato da alcune persone frettolose, o che finiscono prima di te, prenditi comunque il tempo necessario. In questa giornata, cercate di stare con le persone che amate, in quanto ci potrebbe essere qualche bella esperienza da condividere insieme, senza polemiche o discussioni, ma in pace e armonia. Avete sicuramente bisogno di una giornata così, quindi non perdetevi l'occasione di essere grati all'altra persona per qualcosa che ha fatto per voi, spontaneamente. Ci saranno progressi nei rapporti appena formati e novità in quelli stabili. Intrigono al vostro segno la coppia luna bollente e creatività dinamizza piacevolmente la giornata, regalandovi nuove idee, opportunità e ispirazioni preziose. Se vi occupate d'arte o semplicemente se la amate, vi piacerà sapere che oggi è la festa di San Luna, patrono dei pittori. Amore ed Eros, fortunati ovunque, sia in amore che al gioco. Sfatate così il vecchio proverbio, giocando con l'imprevisto e cavalcando il destino con disinvoltura, senza rinunciare per questo alla compagnia della persona amata. Siete ben consci del fatto che la vostra prestanza potrebbe fare godere di piacere il partner. Ma a voi interessa solo la certezza di essere affascinanti. Se siete della prima decade, saranno più di uno gli individui che si adopereranno per voi, ma voi non vi sentirete ancora pronti per legarvi definitivamente. Un bel contributo di passione vi arriva dalla luna oggi in Ariete che incendierà i vostri sensi specie se siete nati nella seconda decade. Non mancherà però certo il sentimento romantico che si esalterà in voi a tutto tondo, grazie al plenilunio nel segno della coppia e a voi amico fidato, la bilancia. Lavoro e denaro, colpo di scena durante un'interrogazione complicata, vi siete preparati alla bella e meglio, ma la domanda che vi viene posta è esattamente l'unica a cui sapete rispondere. Risultato esaltante, la fortuna ha fatto centro. Le stelle di oggi non si presentano per nulla positive. In affari è consigliata la massima prudenza. Evita le spese, specie se azzardate, e rimanda i contratti. I nati della prima decade dovranno frenare l'impazienza ed evitare di dare fuoco alle polveri in una situazione di antagonismo con un collega del leone. Il senso di responsabilità non vi fa risparmiare nel dare di più. Con un sole positivo nella responsabile bilancia sentite la professione come un dovere da cui non si può derogare. Ma le soddisfazioni che ottenete sono grandi. Benessere, ora che avete scoperto la medicina orientale, il massaggio ayurvedico, l'agopuntura cinese, vi sentite in una botte di ferro, praticamente inattaccabili ai malanni. Alimenti orientali anche nella dieta, costosa ma soddisfacente, continuate così. Per riattivare la circolazione ed eliminare gli inestetismi della cellulite, dovrete fare delle belle corse in palestra per almeno 30 minuti e assumere alghe Fucus, che hanno ottime proprietà drenanti. Riguardatevi dalle correnti d'aria. Giovedì è il giorno adatto per cominciare una dieta disintossicante. Per lei, date prova di intelligenza cambiando idea su una questione che è diventata un chiodo fisso, qualunque sia il giudizio accettate la sfida. Per lui, da un contatto in chat al numero telefonico privato, state andando fortissimo, forse è la volta buona. Colore delle emozioni, blu cina. Barometro dell'umore, ventoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 10. Benessere, 9. Grazie per aver guardato i miei video, ci vediamo nei prossimi video.